Sono Carla Del Weiss, sono curatore del museo dal 1996 e poi successivamente direttore, e quindi ho potuto vivere in prima linea il fenomeno Montebrahma dall'inizio. Che cos'è per il museo civico di Cabras Montebrahma? Montebrahma è sempre stato dall'inizio, prima di tutto, una sfida. Perché eravamo un piccolo museo, un'opportunità di crescita e soprattutto un cambiamento continuo, perché ogni giorno questo fenomeno ci porta a dei problemi, ci porta a delle opportunità, quindi un cambiamento continuo. E il cambiamento, il legame con il territorio è stata un po' la cifra che ha caratterizzato sempre il Museo di Cabras, un museo che era stato ideato per la prima volta alla fine degli anni 60 da Giovanni Marongiu, che era professore universitario, è stato anche ministro e soprattutto era all'interno della Cassa per il Mezzogiorno. Erano appena finiti gli scavi di Tarros da parte della soprintendenza, in particolare di Gennaro Pesce. E quindi lui ebbe l'idea di esporre in situ nel territorio di Cabras quei reperti che erano appena stati recuperati. E quindi l'idea nasce negli anni 60, ma il museo ha avuto una lunga gestazione. È stato inaugurato alla fine degli anni 90, ma già negli anni 90 questo legame col territorio aveva portato il primo direttore del museo, che era stato Giovanni Tore, professore dell'Università di Cagliari, a modificare questo progetto originario. Quindi non soltanto il museo di Cabras, ma il museo del territorio di Cabras e il patrimonio archeologico del territorio. Tra gli anni 70 e gli anni 80 erano stati condotti gli scavi nel grande villaggio preistorico e protostorico di Cucurisa Rius, ma il Sinis di Cabras mostra una antropizzazione importante che ha pochi eguali in Sardegna dal Neolitico medio fino all'età altomedievale. Quindi nel progetto espositivo del professor Tore si voleva dar conto di questa ricchezza culturale. Quindi in occasione dell'inaugurazione, che è avvenuta appunto a dicembre del 97, il percorso museale aveva uno sviluppo cronologico e allo stesso tempo topografico, quindi mostrare ai visitatori il ricco patrimonio, ma nel suo divenire storico. E questo è stato un po' lo spirito del museo negli anni che sono seguiti, con l'inaugurazione, l'allestimento di nuove sale o di nuove sezioni. E nel 2008 abbiamo avuto la sala sul relitto romano di Mal di Ventre. Più recentemente il sito pre-protostorico di Saosa ha avuto il suo spazio nella parte preistorica. Quindi un museo strettamente legato al suo territorio. In questo contesto è arrivato Montebrahma. Montebrahma, che si colloca in questo percorso storico, appartiene alla fase tardo-nuragica, quindi all'ultima fase di un nuragico che pure nel territorio ha una documentazione straordinaria. Basti pensare che nel solo Sinis di Cabras sono stati censiti oltre 75 nuraghi, una quarantina di insediamenti, sepolture. E quindi la necropoli di Montebrahma va a chiudere questo percorso, questo periodo cronologico. Dal 2014 il Museo di Cabras ha accolto una parte del complesso di Montebrahma nell'ambito di un progetto di musealizzazione più complesso che prevedeva una fase temporanea, quella che ancora non possiamo vedere in esposizione, e una fase definitiva che prevedeva la costruzione e l'ampliamento del museo che è attualmente in corso. Già con l'allestimento della prima mostra nel 2014 abbiamo avuto un incremento importante delle presenze. Eravamo fino al 2012 un museo che contava 10.000 presenze all'anno, poco meno di 10.000 presenze all'anno. E nel 2014, grazie alla presenza delle statue di Montebrahma, siamo arrivati a 50.000 presenze. E questo ha comportato anche un aumento delle presenze nell'intero comparto culturale archeologico del territorio, che non dobbiamo dimenticarlo, comprende anche Tarros, che è uno dei siti più visitati in Sardegna.
E negli ultimi anni abbiamo, in collaborazione con la soprintendenza, dato conto quasi in tempo reale delle nuove scoperte. Per cui nel 2015-2017 sono state inaugurate altre mostre temporanee con le nuove acquisizioni della ricerca. Quindi abbiamo sempre cercato di essere al passo con la ricerca, un punto di riferimento per la ricerca, è in quanto per il Museo di Cabras è fondamentale questo rapporto con il territorio, un rapporto con il territorio archeologico, ma anche un rapporto con la popolazione, con i visitatori. Perché questa, da subito abbiamo sentito il profondo attaccamento della popolazione, non soltanto di Cabras, ma dell'intero territorio per questo complesso, che viene percepito proprio come qualcosa di fondamentale per le proprie radici, per il proprio patrimonio. E in questa prospettiva cerchiamo di muoverci anche per il presente e per il futuro. Nel senso che Monteprama ha sì un'importanza strategica, un'importanza fondamentale nella valorizzazione del patrimonio, è un attrattore importante, ci consente di dare visibilità all'intero territorio dal punto di vista culturale. In questo momento stiamo lavorando, come abbiamo da tanti anni ormai stiamo lavorando per Monteprama, per completare quel progetto di allestimento, sempre in collaborazione con altre istituzioni, in particolare con la soprintendenza, che darà la possibilità al complesso di Monteprama di trovare una sua sistemazione definitiva. Siamo convinti che questo sarà un passo importante non soltanto per il museo, non soltanto per Monteprama, perché consentirà di valorizzare appieno tutto il patrimonio del territorio. Questo legame col territorio è l'elemento che certamente per noi è quello più significativo e questo legame è quello che ci dà la forza per andare avanti e per credere in Monteprama e nel patrimonio archeologico del Sinis.